Posso credere, stasera si cucina spagnolo. La ricetta è una ricetta super famosa di un ristorante che c'è a Madrid che si chiama Casa Lucio. Casa Lucio, non so se lo dico bene. E detto si cucina, ma in realtà cucinerà l'architetto, perché io devo fare le foto, registrare il video, vi farò la scheda con mangio e viaggio, quindi viaggio in Spagna. E per farvi vedere che cucinerà l'architetto, guardate lo strofinaccio. Huevos estrellados è il nome della ricetta. Cosa serviranno? Quindi patate, uova, olio extravergine per friggere, perché siamo in Spagna e usiamo l'olio extravergine per friggere. Intanto vi faccio vedere il dettaglio dello strofinaccio dell'architetto. Tavola imbandita con appunto Velázquez, con il ritratto del principe Felipe. No, non è vero, non si chiama Felipe, è questo. E quindi mangeremo le huevos estrellados e la crema catalana. Pelate le patate, queste poi andranno nel compost. Ragazzi, lo fate il compost. Adesso bisogna fare come le patatine fritte, quindi 1 centimetro. Architetto? Una volta tagliate le patatine, quindi crude, vanno messe in una ciotola con dell'acqua bollente per, dice, mezz'ora la ricetta. Ok? Una volta passati 30 minuti, bisogna scolare le patate e bisogna poi asciugarle benissimo in 2 strofinacci, quindi bisogna togliere tutta l'acqua residua, perché così andremo a friggerle senza acqua. Per asciugare bene le patate bisogna stenderle e quindi bisogna metterle belle piatte e poi bisogna asciugarle con lo strofinaccio. Devo farvi vedere, giro l'inquadratura perché quella di prima l'ho fatta io, non andava bene. D'altronde, è un architetto. Che altro dirvi? Che altro dirvi? Aggiungiamo l'olio extravergine alla padella. Extravergine. E d'altronde in Spagna si usa l'olio extravergine per friggere e poi qua abbiamo questa, che non so come si chiama, per non fare danni. Per farvi vedere il cassetto delle posate dei coltelli. Adesso stiamo aspettando che l'olio vada in temperatura per friggere le patate. Spagna! Devi fare un layer, quindi devi fare un livello. Ok. Adesso aspettiamo quei 15 minuti o quello che serve, insomma. Per avere delle patatine fritte, qui abbiamo già preparato i fogli quelli di carta per assorbire un po' l'unto. Prima tornata fatta. Adesso poi le mettiamo nel forno per tenerle in caldo. Adesso parte la seconda tornata e poi facciamo le uova. Una volta tolte tutte le patatine e messe nel forno per restare caldo, si usa lo stesso olio extravergine, lo ripeto, extravergine per cuocere le uova. Prego. Il rosso va lasciato piuttosto morbido. E adesso facciamo un altro uovo. E dopo le uova le verranno appoggiate sopra le patatine. Adesso poi vi facciamo vedere. E poi per dessert avremo la crema catalana. Wow! Patate sotto e le uova sopra. E adesso con il cucchiaio e la forchetta bisogna tagliarle. Adesso vi faccio vedere. E con il cucchiaio e la forchetta si rompono tutte le uova e il rosso dell'uovo deve scendere e andare a mischiarsi con tutte le patate. Ho già fame. La luce è quella che è, ma volevo farvi vedere che ho già finito. Buonissimo. Dovete provarlo.